Da lunedì 26 aprile il Molise diventerà giallo, nel senso della colorazione delle zone Covid in cui è suddivisa l'Italia. Nella peggiore delle ipotesi, considerata la leggera criticità legata al livello di occupazione delle terapie intensive al 33%, la decisione potrebbe slittare di una settimana. Ad annunciarlo a Isernia, dove è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dei moduli di terapia intensiva del Veneziale, il governatore Toma. Sulla questione dell'eventuale zona gialla fin da subito, attendiamo indicazioni dalla cabina di regia. Dovrebbe essere questione di ore. Io ho visto i dati in anteprima, attendiamo la decisione della cabina di regia. Ci sono gli estremi per passare in gialla, per la verità, anche se qua c'è una piccola criticità che stiamo esaminando con il governo. Se abbiamo un po' di pazienza, tra qualche ora sapremo con precisione in che area ci troveremo. Gialla o arancione, l'importante è che i nostri dati vanno sempre di più migliorando. Pronostico, abbiamo dei dati da gialla per la verità. Anche se, ripeto, c'è una piccola criticità, siamo al 33% sulle terapie intensive e questo potrebbe comportare un'altra settimana di attesa. Vediamo. Buone notizie da lunedì prossimo anche sul fronte del ritorno alla didattica in presenza. Le scuole andranno al 70% in presenza, le scuole medie superiori, le altre andranno al 100% in presenza. Noi ci auguriamo che, come sempre, tutta l'istituzione scolastica faccia rispettare le regole, come ha fatto finora. Per la verità, sono stati molto attenti i presidi e i direttori di circolo. Devono continuare così.